Ora voltiamo pagina e da B&B passiamo a parlare di Dacia con i nuovi prodotti, la Dacia Docker e la Dacia Docker Van, che sono state recentemente presentate. Vediamo. Dopo l'arrivo di Logi, lanciata a fine maggio 2012, la gamma Dacia si arricchisce con due nuovi modelli, Docker e Docker Van. Dacia Docker è un multispazio a 5 posti estremamente versatile, che propone volume, bagagli e modularità tra i migliori della categoria. Dacia Docker Van è una furgonetta le cui qualità commerciali al top del mercato sedurranno artigiani e commercianti. Fedeli ai valori della marca Dacia, questi due nuovi modelli propongono prestazioni generose e numerose funzionalità ad un prezzo imbattibile. Sono commercializzati da giugno 2012 in Marocco e da settembre 2012 negli altri paesi del Mediterraneo e in Europa. Dacia Docker si rivolge a una clientela interessata ad un veicolo per uso misto, che consente al tempo stesso di caricare oggetti voluminosi e di viaggiare comodamente in famiglia trasportando 5 persone, con il vano bagagli più capiente del mercato. La modularità della panchetta posteriore consente di liberare con grande semplicità un volume di carico di 3 metri cubi, adatto ad un utilizzo professionale, con un facile accesso alla zona di carico o ai sedili posteriori, grazie ad una o due porte laterali scorrevoli vetrate. Dacia Docker Van, la versione trasporto merci, è una furgonetta affidabile e robusta, con capacità di carico ai massimi livelli del segmento, grazie ad una modularità intelligente del sedile passeggero, opzione Dacia Easy Selection. Il carico è facilitato dall'ampia porta laterale scorrevole. Per rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze di artigiani e commercianti, Docker Van propone molteplici possibilità di trasformazione e un'ampia gamma di accessori. Sulla scia di Dacia Logi, gli interni di Docker e Docker Van hanno guadagnato in termini di comfort, modernità e praticità e accolgono il sistema multimediale MediaNav, composto da un grande touchscreen 18 cm, navigatore, radio, connettività e telefonia Bluetooth, in opzione limitatore di velocità, radar del retromarcia e ESP. Dacia Docker e Docker Van sono commercializzati secondo i paesi con 4 motorizzazioni. Il recentissimo propulsore benzina 1.2 TCE 115, l'1.6 MTU 85 e il diesel 1.5 DCI nelle due versioni 75 cavalli e 90 cavalli. Queste ultime con label Dacia Eco 2, consumi ridotti a 4,5 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 118 grammi al chilometro. Forte di un'affidabilità unanimemente apprezzate dai clienti della stampa internazionale, Dacia potenzia ulteriormente i suoi punti forti, mettendo a profitto la competenza di Renault, leader dei veicoli commerciali in Europa dal 1998. La progettazione di numerosi componenti di Docker Van è stata realizzata in conformità con il capitolato utilizzato da Renault per i suoi veicoli commerciali. Test riservati ai modelli Renault di tale categoria, che rispecchiano l'utilizzo dei clienti più esigenti. Il nome Docker corrisponde alla contrazione del termine inglese dock worker, che definisce il personale addetto al carico e scarico delle navi che attraccano in porto, sottolineando volontariamente l'importante capacità di carico di entrambi i veicoli, la loro modularità e robustezza. Linee e proporzioni di Dacia Docker e Dacia Docker Van rivelano una grande abitabilità. Con una lunghezza di 4,36 metri, una larghezza di 1,73 metri ed un'altezza di 1,82 metri, le dimensioni sono generose e racchiudono un ampio spazio interno, la cui capienza è visivamente sottolineata dalle fiancate verticali, lisce e sobrie. La larghezza di 70 cm delle porte laterali scorrevoli e di quelle posteriori asimmetriche rende particolarmente agevole l'accesso all'abitacolo. Il design essenziale dei volumi esterni, le forme piene e le linee sobrie esprimono qualità e robustezza, valori che si iscrivono nei fondamentali della marca. Si trovano inoltre l'alta linea di scocca e le maniglie sovradimensionate che accentuano ulteriormente l'impressione di solidità. Dacia Docker e Docker Van sono dotate di serie di paraurti neri che coprono tutta la parte inferiore della scocca anteriore, fin sotto i proiettori,
i paraurti posteriori ben posizionati per la protezione dei gruppi ottici e di modanature laterali secondo le versioni. Disponibili in opzione i paraurti in tinta carrozzeria più conformi ai codici tradizionali delle autovetture che diventano di serie con la salita in gamma della versione multispazio. Gli interni si articolano intorno ad una plancia moderna e funzionale che offre numerosi vani portaoggetti progettati per un utilizzo intensivo, con ampie superfici arrotondate che rafforzano la sensazione di solidità. Il rivestimento bicolore della plancia si ripete sui pannelli delle controporte, in funzione del livello di allestimento. Grazie al nuovo design degli strumenti, ereditato da Dacia Logi, e all'integrazione del sistema multimediale MediaNav, l'abitacolo guadagna in modernità ed assume un aspetto più tecnologico. I progressi realizzati su Logi in tema di ergonomia sono estesi anche a Docker e Docker Van, che riprendono i nuovi comandi di tergicristalli e proiettori e quelli degli alzacristalli elettrici, disposti a portata di mano sul bracciolo delle porte. Infine, i comandi del climatizzatore diventano più facilmente accessibili rispetto a quelli della famiglia Logan. Il multispazio adotta un taglio maggiormente automobilistico, con un'armonia di tinte differenti. Per il passaggio ad un livello di allestimento superiore, la console centrale beneficia di una finitura grigio metallo, con inserti cromati sulle maniglie delle porte anteriori, sulla cerchiatura degli strumenti del cruscotto e dei comandi del riscaldamento, nonché sul rivestimento del pomello della leva del cambio. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, noi tra pochissimo ritorniamo con Motor News, con altre novità del mondo dei motori nella penultima puntata del 2012.